Salve a tutti ragazzi, bentornati da Nu. Oggi vi porto un nuovo video di MotoGP Online perché ho visto che comunque vi diverte, vi è piaciuto, quindi come ho già detto, quando mi capita li giochiamo. Voglio fare qualcosa di particolare, ovvero provare le moto storiche, le MotoGP diciamo quattro tempi, però vecchie. Ci sarà un po' da aspettare. Tra l'altro, vediamo se su queste moto vecchie si può usare Nu Rossi. Sì, perfetto. Queste sono le moto che abbiamo sbloccato grazie agli eventi storici. Non sono tutte, però ce ne sono molte belle. Ma io partirei quasi quasi con la Ducati di Stoner con Nu Rossi a bordo, eh? Che ne dite? Ci siamo beccati niente meno che Laguna Seca come primo circuito, che è molto suggestivo tra l'altro con la moto storica di Stoner. Vediamo, perché molti dicono che l'unico a saper guidare questo Ducatone era proprio Stoner col suo mega talento. Vedremo Nu Rossi, bella la BMW nuovissima con le moto di un decennio o più fa. Attenzione, prima dentro, gas e martello, molti Valentini Rossi. Nu Rossi però non è da meno, bello giallo così su questa Ducati, che però è di Stoner. Attenzione qua, occhio perché Laguna Seca ragazzi è praticamente, oddio, Big Poppa davanti, attenzione a quella moto lì, mamma mia che culo, è svanita nel nulla proprio giusto in tempo per non ammazzare nessuno. Giriamo in terza posizione qua alle spalle di Ori, ridaglie Big Poppa, allora sei un campione. Attenzione, tutto verso destra adesso, poi si salirà verso sinistra, veramente mi ricordo com'è fatta la pista, bella questa infilata su questo Rossi. Però ora i punti di frenata, attenzione, ci rifacciamo sotto a Thomas, ma sbagliamo l'interpretazione. E infatti da dietro prova a recuperarci qualcuno. È italiano questo qua, Rick, attenzione con questa onda. Oh. Invece c'è questo Rossi con la Yamaha che va un po' a carciofini. Il salitone di Laguna Seca, attenzione a frenare qua, si va verso il cavatacci, tu che ci tampona Ori, attenzione si suicida, dobbiamo andare lunghi, fare una mossa un po' pericolosa ma alla fine obbligata, e rimaniamo in pista. Siamo nell'ultima fase, giriamo in terza posizione, lì davanti c'è Rick che è veramente forte, non so, ad attaccare Thomas. Bravo Rick, è italiano, io tifo sempre per gli italiani oltre che per me stesso, che comunque è la stessa cosa perché sono italiano pure io. Attenzione qua, andiamo a girare un po' larghi, primo giro di Laguna Seca se ne va, non è malissimo per non averci mai guidato sostanzialmente prima, da anni, da secoli, non mi ricordo neanche l'ultimo gioco in cui ho guidato su questa pista. Si stende Rick, peccato, sembrava il più veloce, adesso rimane una doppietta Ducati qua davanti, è il nostro, sì, perché quello è Stoner proprio, cioè il Thomas sta usando proprio Stoner, noi invece gli abbiamo solo rubato la moto, ma abbiamo Nu Rossi con il suo stile, le sue grafiche e quant'altro, che adesso prova a farsi sotto. Intanto Big Poppa, che ha perso un pezzo di nome non si capisce, attenzione però, rimaniamo dietro, siamo staccatissimi, quindi dobbiamo rimanere bene a caccia di Thomas. Ci piace la doppietta Ducati, molto suggestiva da queste parti, in questi circuiti che ci rimandano un po' indietro nel tempo, molto molto bello. Però più carino se la coppia di testa si invertisse con Nu Rossi davanti. Adesso il cavatappi lo andiamo ad affrontare bene, come si dovrebbe, o forse no, perché Thomas l'ha fatto più veloce ma mi sembrava regolare lo stesso. Ma comunque abbiamo ancora un giro e due curve per cercare di andare ad attaccarlo e portarci a casa una vittoria clamorosa a Laguna Seca, dove veramente non abbiamo grandissima esperienza. Però per fortuna diciamo che l'adattabilità di Nu Rossi è il riferimento che gli altri ci hanno dato. Qua usciamo fortissimo, Thomas non accelera per niente come noi, guardatelo qua, e c'è il sorpassone, attenzione alla staccata, potrebbe riprovarci, no, non si fida neanche lui, quindi Nu Rossi rimane avanti, adesso farà lui il passo, l'ultimo giro pericoloso, Thomas cercherà di attaccarlo. Sembra piccolina sta Ducati, vero? Guardate, cioè, al culone ce l'ha, però la gomma sembra piccola. Tutto può essere, può darsi che 11-12 anni fa usassero delle gomme più piccole dietro, tipo 200. Adesso mi pare che siamo arrivati a 220-225 con le MotoGP al posteriore, è una roba assurda, più grandi di molte macchine. Occhio, settore difficile questo, però le abbiamo capite, dai, freniamo qui tranquilli. Thomas non è un grande staccatore, oddio! Non è un grande staccatore, dicevo, e infatti ci prova un attacco
e si stende, perde anche la seconda posizione, quindi non sarà più una doppietta Ducati, non sbagliamo qua, Cavataia, no, abbiamo provato stavolta a farlo un po' meglio, ci è venuto un Marquez Rossi misto, anche se totalmente inutile perché eravamo da soli, non dovevamo resistere o sorpassare nessuno, ma comunque direi che in qualche modo ci siamo meritati questa vittoria di Laguna Seca, non avendoci sostanzialmente mai corso prima, con questo Nurozzi, con questa bellissima Ducati di Stoner che se ne va verso il traguardo, dietro qualcuno ha un pizzico recuperato, abbiamo perso l'altra Ducati per strada. Grande gara, e quanto è bello Nurozzi su questa Ducati, ragazzi, fatemi sapere la vostra nei commenti, molto figo. Ecco qua i risultati finali, non facciamo il giro veloce di pochissimo, lo fa Rick che l'avevamo intravisto che era abbastanza veloce, ma quindi non siamo andati male come tempi, poi non so con queste moto 23.4 anche noi, cioè 17 millesimi più lenti del giro migliore di Rick, al quale facciamo i complimenti. Bella, mi è piaciuto molto, ragazzi. Adesso magari ne proviamo un'altra però di moto storica, nella seconda gara, non sempre la stessa, cerchiamo un po' di variare, adesso vedremo. Eccoci qua nella lobby, c'è anche più gente, io direi, ma non lo so, forse la Priliona, quest'altra Ducati è un po' più vecchia, sì dai, facciamo l'Aprilia. Guardate quanti che siamo adesso, un plotone di italiani, ma anche Big Poppa Pump. Mannaggia, mannaggia, è un pingulino rivisitato allora, eh? Perché anche lui non ha fatto altro che cadere. Bello, Misano, mi piace che la votate, dai, puntiamo su Misano, vediamo un po'. Ah, Thomas va via, dopo la brutta caduta che ha preso, non ce la fa più, gli fa male qualcosa. Dai, Misano vince? Misano con la Priliona vecchia? Mamma che bella che sta moto, ragazzi, guardatela bene, eh. Guardatela bene, mamma mia, sono emozionatissimo. Poi vediamo il Nurozzi sopra come ci sta. Ma che spettacolo che è sta roba comunque. Cioè tu tutto fiero metti il tuo pilota col tuo casco, le tue grafiche, il tuo numero sopra ste moto magnifiche, e hai anche quel brivido di voler vedere come ci sta, perché è veramente fenomenale. Guardate quanti, eh? Bello, in 7 con le moto storiche. Di solito puntano molto tutti sulla MotoGP. Classico Valentino Rossi, dannata. Oddio, quel Marquez lì sarà un 2011, 12, 13, no, 2013. Sarà. Però penso che le prestazioni siano bilanciate, altrimenti non ci sarebbe paragone. Eccolo Nurozzi, prima dentro. Mamma che figata col numero di fianco. Il numero di fianco dentro. Andiamo a Misano. Oddio. Subito dall'esterno Nurozzi, cattivissimo con la Priliona. Mamma, mamma, mamma. Mamma, 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 attenzione qua, variante del parco pericolosa. Subito riusciamo a scartare i più. È volato quello? È volato, sì. È volato, sì. Mi era sembrato, attenzione perché c'è un altro ducatista qua davanti, che non è più Thomas, quello di prima Laguna Seca, ma è Mitch Buchanan, che vuole comunque mettere i bastoni tra le ruote a Nurozzi, che però le ruote ce le ha gonfie al punto giusto. Accelera bene. Vediamoli qua in fondo, non è troppo lontano per provare a staccare l'interno. Invece ci proviamo perché lui frena davvero presto e va a largo magicamente, non si capisce come. Attenzione, non ha ben capito, avrà premuto la frizione per staccare. Attenzione, Big Boppa, mi fa piacere che sia quarto. Gli sta andando meglio, ma poverino, magari è bravo ma a Laguna Seca non la conosceva, perché comunque non è che... Ah, è caduto Rick ancora lui. Peccato, peccato, nei momenti migliori butta sempre via. Attenzione, curvone per noi a Misano, che stiamo incredibilmente avvantaggiandoci di una situation che dietro hanno fatto e disfatto da sole. Ai, mamma mia ragazzi, larghi qua, ma anche le moto van capite perché sono molto molto diverse. Il primo giro probabilmente sarà sempre il più brutto. Qua ipotizzo una roba del genere, vedete, devo chiudere ancora, no, però cioè sono molto belle da guidare, però più difficili delle MotoGP. Eccolo qua, il ducatista, che era ancora secondo probabilmente, sì, ma cade. Sono molto complicate da guidare, freno posteriore ce lo dobbiamo dimenticare assolutamente, perché facciamo di quei traversi veramente clamorosi. E adesso è un peccato perché rischiamo di farci mezza gara davanti indisturbati, però con questo Nurozzi che tutto sommato ha trovato un gran bel feeling con questa Aprilia. Col circuito, vabbè, ci sta, è uno dei due circuiti italiani dove gli italiani vanno generalmente sempre un filino di più. Il fatto è che gli italiani in questa lobby ne abbiamo parecchi, ma qui davanti, indisturbato su questa moto fantastica, abbiamo solamente Nurozzi, che litiga un po' in staccata, esita, ma alla fine la butta dentro. Bellissimo questo sound.
È troppo figa sta cosa, ragazzi, di poter usare il tuo pilota su certe moto. È spettacolare, cioè io ve ne porterò altri di episodi con queste moto qua. Proprio perché sono curioso di vedere Nu Rossi come ci sta sopra. Sarebbe bello usare anche i piloti originali che guidavano sta roba qua, diciamo, no? Quelli storici. Però, francamente, il brivido, l'emozione e la sorpresa di vedere un pilota personalizzato anche su queste moto qua vecchie, che magari neanche ti aspetti e molti magari non conoscono, perché ci sono addirittura Kawasaki, Suzuki di dannata, ma annata forte, eh? Annata forte, cioè nel senso che vanno forte. Attenzione qua, ultima curva e parte l'ultimo giro, sempre più solo Nu Rossi, che a questo punto 1:35.9, chissà com'è. Con la MotoGP di oggi non è un gran tempo. 35.4 ci ribadisce Rick, vedete che comunque è forte. Se stesse in piedi, se fosse rimasto in piedi, avremmo potuto vedere una bella bagarretta probabilmente qui a Misano, ma alla fine noi ci potremmo divertire un po' meno. Ma Nu Rossi ringrazia, guarda come va a raccordare bene le curve del Rio e poi dentro a sinistra verso il super rettilineo che conduce, riecco Big Poppa Pump, che stavolta riacquisisce il suo nome per intero. Staccatona della quercia, mamma mia come si perde il posteriore, brivido, però bellissimo, primo quasi dall'inizio. Nu Rossi affronta la seconda metà dell'ultimo giro con una certa grazia, naturalezza e tranquillità, ancora contro il rettilineo lungo dove il pericolo maggiore consiste, abbiamo 7 secondi e 3 quasi di vantaggio sul secondo. Questo curvone non occorre farlo diventare l'ultimo della nostra vita, prendiamolo con filosofia. Stiamo conducendo questa bellissima Aprilia, mamma mia, quegli scalini più che altro sono pericolosissimi. Io mi ostino a voler andare a sfruttare il millimetro rischiando di brutto. Ultime due Misano, sinistra e poi il traguardo per il glorioso Nu Rossi qui a Misano con questa bellissima moto italiana, tutto italiano, maggior parte di italiano oggi nel video, anche con la Ducati prima, ma questa secondo me ha dell'epico. Così arrivo solitario, pilota che ci sta da dio con la moto è stupenda, ragazzi. Grande vittoria di Nu Rossi, che anche in queste Retro Cup mostra il suo valore assoluto. Che figata, bellissimo. Risultati finali, anche stavolta il giro veloce non è il nostro, ma è sempre di Rick, con 3 decimi meglio di noi. Attenzione però con piccola penalità, che però non vuol dire nulla, perché se gli ha dato il giro probabilmente quel giro vale lo stesso o comunque è aggiunto con le penalità. Va bene, bravo Rick, niente giri veloci. L'altra volta non abbiamo vinto neanche una gara, ma abbiamo fatto sempre i giri migliori. Stavolta più o meno, però almeno le vinciamo. Ragazzi miei, la storia già la sapete, io vi aspetto su Instagram, fatemi sapere che ve ne pare di queste garette online e ci beccheremo alle prossime.